È evidente che il Tour de Suisse 1954 passerà alla storia con il risultato acquisito la sera della tappa a cronometro. Pertanto le ultime due tappe sono destinate a passare pressoché fra l'indifferenza generale, meno che per gli italiani, i quali hanno motivo per discutere la composizione della squadra per i mondiali. Così accade che nella carovana si parli dell'esclusione di Magni piuttosto che della fuga di un quintetto di uomini: Volpi, Rustenberg, Lambrist, Adriensen e Vermoth, dal quale schizza fuori l'anziano intraprendente toscano per andare a cogliere un successo tanto ambito quanto insperato a Friburgo. E così tutti gli applausi degli sportivi sono per lui. Il suo è il bacio della bellezza locale. Abbiamo detto che la